Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gil Braga, sono qui oggi a presentarvi quello che è il mio portafoglio al 20 ottobre 2020. Prima di iniziare però ho piacere di dirvi un paio di cosine. La prima è mi presento per chi non mi conosce, se sono Gilberto, abito in Piemonte, ho 22 anni, studio economia e commercio all'università e ho una società di consulenza e contabilità per le aziende. Seconda cosa, ci tengo a precisare che il prossimo video sul mio portafoglio aggiornato avverrà al raggiungimento di 200 likes. Questo perché? Perché a me, tra virgolette, fa piacere espormi e farvi vedere il mio portafoglio, però ho bisogno di sapere se effettivamente voi lo vogliate vedere o no. Quindi il prossimo episodio uscirà solamente se questo video arriverà a 200 likes. Detto questo, direi che possiamo partire. Aggiungo ancora una piccolissima cosa: per chi non lo sapesse, il broker che utilizzo è Trading 212, che è quello che vi sto facendo vedere attualmente. Se avete piacere di registrarvi su questo broker qua, io vi consiglio di farlo tramite il link in descrizione e grazie al quale otterrete sia io sia voi un'azione completamente gratuita, anche solo depositando 1 euro, e l'azione sarà di un valore massimo di 100 dollari, un valore minimo appunto di 1 dollaro. Io vi dico, solitamente si ricevono azioni di un valore di circa 10-15 dollari. Ovviamente però sono azioni completamente gratuite, quindi nel momento in cui vi registrate anche solo con 1 dollaro, riceverete in premio praticamente 10 dollari gratuitamente. Quindi direi che va più che bene. Direi che possiamo partire. Ci tengo a precisare che io il mio portafoglio l'ho caricato su Wallmine. Perché? Perché Wallmine, che è un sito che non mi sponsorizza, però è un sito che utilizzo tantissimo, è una piattaforma che mi permette di, inserendo appunto le mie azioni e a quanto le ho acquistate, mi fa vedere il grafico con la diversificazione, sia geografica, sia settoriale, sia anche in termini di valute. E io personalmente lo utilizzo e lo amo tantissimo. Addentriamoci però nel vedere quali sono effettivamente le mie posizioni. Io vi dico, partirò con quelle dove sono più in perdita. Lo potete vedere qua. Allora, partiamo in modo molto più generale. Attualmente sono in guadagno di circa 2.300 dollari. Ci tengo solo a precisare che questo importo qua non tiene conto di tutte le plusvalenze che ho fatto e non tiene anche conto in parte di alcuni dividendi, però in linea molto teorica direi che siamo all'incirca intorno a un 20% di guadagno. Detto questo, però, andiamo a vedere quelle che sono effettivamente le mie posizioni. Ovviamente non starò qua a spiegarvi tutte le posizioni, è solo una cosa molto molto generica, anche perché se dovessi spiegarvi tutte e 55, mi pare, le mie posizioni, dovessi spiegarvi dettagliatamente, verrebbe un video lungo 30 minuti. Partiamo subito appunto con Shell, dove sto perdendo il 16,95%. Ci tengo a precisare anche un'altra cosa, che le percentuali che vedete qua, quindi 16,95%, tiene conto del dividendo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io in realtà, se dovete contare ad esempio che se io ho un prezzo medio di 12,40 e il prezzo attuale di 10,21, io in realtà starei perdendo il 21-22%. In realtà, però, avendo preso i dividendi, lui mi somma i dividendi a quello che effettivamente ho perso e quindi la percentuale è molto minore là. Ma giustamente. Comunque, come possiamo vedere, le posizioni in cui sono in perdita sono. Allora, andiamo a vedere tutte le posizioni in cui sono in perdita. Queste qua sono tutte le posizioni in cui sono in perdita. Possiamo vedere come la maggior parte di questi sia appunto nel settore energetico. Infatti, abbiamo Shell, conoscete tutti, Gazprom che conoscete tutti, Enbridge Enterprise Product Partners, che sono appunto sempre nel settore energetico, dove sto perdendo, vabbè, su queste due qua sto perdendo circa, vabbè, l'1%, quindi praticamente niente, però dove sto perdendo tanto, appunto su Shell, dove sto prendendo 16%, vabbè, che sono solo 30 euro, però diciamo che avrei preferito non perderli, insomma, là. Altre due dove sto perdendo sono Cisco e GlaxoSmith, dove sono una farmaceutica, e Cisco appunto lo conoscete tutti, è un colosso americano nel settore dell'informatica, comunque della tecnologia. Altre sto perdendo sono Allianz e AbbVie, che sono Allianz è una, appunto una società tedesca nel campo delle assicurazioni e AbbVie è una farmaceutica. Poi ci sono Diageo, che è una compagnia di alcolici inglese, che però sono convinto che nel breve termine tornerà in positivo. Poi abbiamo Biogen e Momo, che ho acquistato da poco, però mi va benissimo così, cioè nel senso sono in perdita di 3% e il 4%, quindi va bene così. Poi
poi abbiamo Electronic Arts e Intel. Electronic Arts la conoscete tutti, è proprietaria di appunto EA Sports, ovvero la casa produttrice di magari NBA, FIFA e altri giochi appunto relativi allo sport. Poi anche, poi c'è Intel che conoscete tutti. Io purtroppo ero entrato con un prezzo medio di 59 subito, se non ricordo male, e poi ho mediato anche quando era 48-49, sono arrivato circa un prezzo medio di 55, che secondo me è comunque molto basso. Sto prendendo infatti il 2% ed ero arrivato a perdere anche il 25%, quindi mi va benissimo così. Sono riuscito a mediarla, adesso sta risalendo e sono contento di tutto ciò. Secondo me risalirà ancora poi tanto durante la trimestrale, quando uscirà appunto la trimestrale. Ora passiamo agli inizi dei guadagni. Infatti entriamo su Mastercard, dove sto guadagnando il 2%, United Bankshares, che è una banca, dove sto guadagnando il 2,58%, Adobe, che però sto facendo un piano d'accumulo, quindi ci sta che la percentuale sia così bassa, Hiram Mountain, dove sto guadagnando il 2,72%, Visa, dove sto guadagnando il 3%, Verizon, dove sto guadagnando il 3,26%, Netflix, appunto sto facendo un piano d'accumulo anche qua e sto guadagnando il 3,81%, Amazon, dove sto guadagnando il 6,78%, ma anche qua sto facendo un piano d'accumulo, quindi ci sta che la percentuale sia così bassa. Pfizer, che è una farmaceutica, ma penso la conoscete tutti, è un colosso, dove sto guadagnando il 7%, PayPal, sto facendo un piano d'accumulo, sto guadagnando il 7,21%, Alphabet, uguale, sto facendo un piano d'accumulo, sto guadagnando il 7,68%, Facebook, sto facendo pian piano in un piano d'accumulo e sto facendo 7,89% di percentuale, Bank of America è una banca, dove sto guadagnando l'8%, Baozun, ve l'ho consigliata in uno degli scorsi video, dove sto guadagnando il 9%. Poi ho Activision Blizzard, che è appunto la casa produttrice di Call of Duty ad esempio, dove sto guadagnando il 10%. US Bancorp, che è una banca, dove sto guadagnando il 10%. Ho Tesla, dove guadagno il 10%. Coca-Cola, dove guadagno il 12%. E poi andiamo, ripartendo dall'alto, vi faccio vedere in ordine di percentuale dove sto guadagnando di più. Allora, come potete vedere, sto guadagnando il 550% su NIO, che è considerata la Tesla cinese, però ho fatto un video a riguardo e non vi sto a spiegare qua perché non la considererei la Tesla cinese. Poi ho Caterpillar, dove sto guadagnando il 56% perché l'ho presa a un prezzo che secondo me era regalato. Avevo 4 azioni, poi qualche giorno fa ne ho vendute 2. Ho Westrock, che è attualmente la mia più grande posizione, dove sto guadagnando il 46%, che anche lì ve l'avevo consigliato in un video, spero mi avete ascoltato. Comunque l'ho presa a prezzi veramente irrisori, l'ho presa a $27, ora sta a 40, e 40 secondo me è quasi un prezzo giusto. Poi ho Nvidia, dove ho fatto un piano di accumulo e sono comunque riuscito a guadagnare il 45%. Ho Delta Airlines, dove sto guadagnando il 42%, Alibaba, dove sto guadagnando il 38%, poi allora andiamo a vederci, abbiamo Stag Industrial, che è un REIT, dove sto guadagnando il 37%, Apple, dove guadagno il 36%, Paycom Software, ve l'avevo consigliata, sto guadagnando anche qua il 35%, ho Huntington Bankshares, che è una banca, dove sto guadagnando il 30%, poi ho Logitech, che tra l'altro ha fatto un exploit oggi, dove appunto è salita il praticamente 15%, e secondo me è destinata a crescere ancora per tanto tempo. Ho Morgan Stanley, dove sto guadagnando il 24%, Walt Disney, dove sto guadagnando appunto anche qua quasi il 25%, poi American Express, dove sto guadagnando il 22,67%, Realty Income, che è un REIT, dove sto guadagnando il 19%, Ionse, che è una società tedesca che offre servizi di energia elettrica, e sto guadagnando il 18%, ho Microsoft, dove sto guadagnando appunto il 18%, ho Waste Management, dove sto guadagnando il 18%, Carnival, dove guadagno il 18%, Nucor, dove guadagno il 17%, Applied Materials, dove sto guadagnando il 16,44%, e poi ho JP Morgan, dove sto guadagnando il 13,72%. Andiamo a vedere però in termini monetari effettivamente quanto sto guadagnando e non in termini percentuali. Andiamo a vedere dove sto guadagnando di più. Vi farò vedere solo le 10 posizioni in cui guadagno di più. Allora, dove sto guadagnando di più è NIO, dove sto guadagnando $500, Westrock, dove ne guadagno 320, Nvidia, dove ne guadagno 170, Apple, dove ne guadagno 126, Caterpillar, dove ne guadagno 123, Microsoft, dove ne guadagno 100, Delta Airlines, dove ne guadagno 96,
Alibaba dove ne guadagno 85, American Express dove ne guadagno 77 e JP Morgan dove ne guadagno 75. Ora andiamo a vedere però quella che è la diversificazione sia in termini geografici, dove ho, come potete vedere, una sovraesposizione a Cina e Stati Uniti. Sto cercando di aumentare la mia posizione in Cina, infatti nello scorso video forse era un 3-4% la Cina, adesso sto aumentando, voglio arrivare almeno a un 20% in Cina, perché se andate a vedervi i ritmi di crescita della Cina sono nettamente più alti di quelli statunitensi e credo, ma penso lo sapete tutti, che tempo 10 anni e io penso che la Cina potrà davvero mettere i bastoni fra le ruote agli Stati Uniti. Detto questo, andiamo a vedere quella che è la suddivisione appunto per le currencies, dove vedete che ho una sovraesposizione al dollaro, ho un 95% del portafoglio in dollari. Questo però dovete considerare che qua ho un 3% in euro, però in realtà tutti i conti bancari che ho e tutto il resto è in euro, quindi in realtà io penso che nel mio patrimonio totale sarà circa un 70, boh, un 65% dollari e un 30%, 35% là è in euro, quindi va bene. Per quanto riguarda la suddivisione invece dei settori, andiamo a vedere come sono sovraesposto al settore tecnologico, un 24% del portafoglio nel settore tecnologico. Ho anche, secondo me, una sovraesposizione al settore finanziario, però dovete considerare che qua non ci sono solo banche, ma ci sono anche servizi come PayPal o magari, boh, non lo so, comunque altri servizi o Mastercard e Visa, quindi non ci sono solo banche, per quello che tengo un 20%. Io penso che all'incirca le banche siano intorno, vabbè, qua regional banks il 4-5% più diversified banks, quindi diciamo che ho un 11% nelle banche su 21, quindi in realtà io penso che un 10% in banche all'interno del portafoglio totale vada bene. Per quanto riguarda invece i settori che hanno performato peggio, appunto, come possiamo vedere, vabbè, qua mi si è aggiornato così di botto. Possiamo vedere come energia ho allora, cosa ho, il 4% più utilities ho praticamente l'1%, quindi mi va bene così. Devo secondo me aumentare leggermente ancora il settore tecnologico perché io sono fermamente convinto che un 30% mi possa garantire una sovra performance rispetto all'S&P 500. Attualmente sto battendo l'S&P 500 col mio portafoglio. So che tantissimi di voi non credevano che avendo un portafoglio di 55 aziende fosse possibile battere l'S&P 500, ma effettivamente ce la sto facendo. Detto questo, però, possiamo vedere come qua attualmente segni un dividend yield di 1,25, a mio avviso però in realtà sarebbe più alto perché attualmente lui fa semplicemente questo importo qua e la percentuale su questo qua, però in realtà il dividend yield è più alto. Secondo me è circa l'1,5%. Detto questo, io spero che questo video, seppur molto generico, perché non posso farlo meno generico perché sennò mi richiederebbe davvero tantissimo tempo. Io spero che vi sia piaciuto. Chiederei cortesemente di arrivare appunto ai 200 likes perché penso che un video del genere se lo meriti e se lo pensate anche voi, magari lasciate un bel like. Buonanotte a tutti.